Okay, it's time to begin. Credo che sia tempo che ci rimettiamo seduti e cominciamo di nuovo la sessione. And we will pick up where we left off in the last session. E vogliamo riprendere da quello che abbiamo lasciato alla sessione precedente. Reading the letter from Dr. Lake. Quella lettera che era stata scritta dal fratello Lake. And then we will go to the scripture. E poi andremo a vedere qualche verso della scrittura. That I promised to share with you. E poi sicuramente condividerò parecchio con voi. Dr. Lake had said e il fratello Lake aveva detto that when we learn his secret, che quando noi impariamo quel segreto that it will put the healing ministry, farà in modo che quel ministero della guarigione miles in advance, miglia in anticipo of where it is now. Di quello che è adesso. So now we read the rest of the letter. Adesso leggiamo il resto della lettera. He begins quoting some scriptures. E cominciamo a quotare qualche verso della scrittura. His name, il suo nome, through faith in his name, attraverso la fede nel suo nome, hath made this man strong. Ha fatto in modo che questo uomo sia diventato, era riferito al paralitico della Porta Bella. Such as I have, give I thee. E quello che io ti do. Aeneas, Jesus, make it thee whole. Enea, Gesù ti fa di nuovo, ti fa da capo, ti fa completamente guarito. We have never caught the force of Jesus's words. Non abbiamo mai catturato realmente la forza, la potenza che era insita nelle parole di Gesù. To proclaim liberty to the captive. Parole che proclamavano la libertà ai prigionieri. Jesus said, Gesù disse in Luke chapter 4, in Luca al capitolo 4, in verse 18, al verso 18, that the Spirit of the Lord was upon him, che lo Spirito di Dio era su di lui, because he was anointed, perché era unto, to preach the gospel, per proclamare l'Evangelo, and he gave several other planks of his platform, e ha dato poi altri aspetti di quello che sarebbe stato il suo ministero. And one of those, e uno di quelli, was to proclaim liberty to the captive. Era proprio quello di proclamare libertà ai prigionieri. In most churches, in molte chiese, the liberty has not been proclaimed. La libertà non è mai stata proclamata. It has only been offered. È stata semplicemente offerta. Offering something, e offrire qualcosa, and proclaiming something, e o proclamare qualcosa, are two different things. Sono due aspetti completamente diversi. We tell people, noi diciamo alle persone, if you want healing, se tu vuoi guarigione, come down front, vieni qui davanti. That's to make an offer. E questa significa fare un'offerta, dare un'offerta. Jesus didn't offer healing. Gesù non offrì mai la guarigione. He proclaimed liberty to the captive. Ma lui proclamò la liberazione degli oppressi. He said, be healed. E diceva sempre, sii guarito. Receive your sight. Ricevi la guarigione. He would say to be loosed from your infirmity. Ricevi la vista, significa quello essere liberati dalla propria infermità. He said, I make you whole. E diceva io ti farò nuovo, cioè ti farò scomparire la tua malattia. Those are the type of statements Jesus made. Quelli sono i tipi di frasi che Gesù utilizzava. They were all proclamations. Erano tutte frasi che proclamavano qualcosa. He never offered it. Non ha mai offerto qualcosa. And he never used healing. E non ha mai usato la guarigione. To coerce, to bribe, per diciamo dare un contentino, a person to come to God, in modo tale che qualcuno potesse poi venire a Dio. He always said, ma, I heal you. Ma sempre detto io ti guarisco. Now go and be free. E adesso vai e sii libero dalla tua malattia. Sin no more. Non peccare più, diceva. Lest a worse thing come on you. A meno che qualcosa di peggio, di grave ti accada. Many times in dealing with the sick. Molte volte mentre aveva a che vedere con gli ammalati. Someone has been prayed for. Qualcuno chiedeva di essere di una preghiera, qualcosa. And God has set them free. E Dio lo lasciava libero. But they stay in their sin. Però continuavano a rimanere nel peccato. And the thing comes back on them. E chiaramente la malattia ritornava in loro. And we say it's God. E noi diciamo è Dio. When in reality, quando in realtà the person went back into captivity. È stato quella persona che era stata liberata a volersi rimettere sotto i legami. God didn't put captivity on them. Sicuramente non è stato Dio che ha messo i legami attorno a loro. By their own will. Ma per loro propria scelta. They sinned. Peccando.
And they went into their own captivity. Sono ritornati ad essere legati. And we blame God for it. E noi poi ce la prendiamo invece con Dio. Or we doubt God. O mettiamo in dubbio l'opera di Dio. We say, oh, the healing didn't stay. E diciamo che la guarigione non è che sia rimasta su quello. No, they just got sick again. No, si sono ammalati di nuovo. Just like they got sick the first time. Così come si erano ammalati la prima volta. But the next time, ma la volta successiva, and the next, e la volta ancora, if they remain in the sin, se continuano a restare nel peccato, we can set them free, noi li possiamo liberare. But every time it comes back, però ogni volta che ritornano indietro, it will be stronger, saranno ancora più forti, and it'll be worse, le malattie, quindi ancora peggiori, until they are beyond help, fino a che arriveranno ad essere senza più nessuna speranza o aiuto. And then if they die, e poi se ci muoiono sopra, all of a sudden, all'improvviso, we're ready to blame God, siamo sempre pronti a prendercela col Signore for failing to answer us, perché non ci ha risposto come volevamo. There are two wills you cannot overcome. Ci sono due volontà che tu non riuscirai mai a superare. The will of God, la volontà di Dio, which, thank God, e che grazie a Dio is for us, è una volontà dalla nostra parte, and the will of a human, e la volontà umana. You have no right to overcome their will. E non hai nessuna possibilità di superare quella volontà. And if they have set their will, e se loro hanno stabilito che la loro volontà to continue to sin, sia quella di continuare a peccare, then they have set their will, allora purtroppo non c'è nulla da fare, to die, perché hanno posto la loro volontà nella morte. For the wages of sin, perché sappiamo tutti che il salario del peccato è la morte. Simple. Molto semplicemente. But, ma we continue to help them. Noi continuiamo a dare una mano a loro. We don't automatically assume, non automaticamente assumiamo, that this is the result of sin, che questo sia il risultato del peccato, even though it's good, anche se è buono, to ask them, chiedere loro to examine themselves, di esaminare se stessi, and if there's sin, e se c'è del peccato, to get forgiveness, di chiedere perdono, di pentirsi, to repent of the sin, to pentirsi davanti a Dio. Most that do that, e molti di loro lo fanno, won't even need prayer for healing, e non hanno poi nemmeno più bisogno di una preghiera per la guarigione. They're healed as they repent, perché mentre si pentono possono essere guariti completamente dal Signore. But our job, ma il nostro compito, is not to point the finger, non è quello di puntare il dito contro di loro, and to condemn, e di condannare, and to judge, e giudicare. Our job, mentre il nostro compito è quello di credere al meglio e aiutare, in modo che possiamo risollevarli, in modo che possiamo incoraggiarli. I peccatori e i santi nello stesso tempo. Chiaramente parliamo agli uni agli altri in maniera leggermente diversa. We encourage the saint, magari incoraggiamo coloro che si portano in maniera santa, by telling them to trust God, continuando a dire loro di porre la loro fiducia in Dio, by teaching them how to trust God, insegnando loro come avere ancora più fiducia in Dio, and leading them into discipleship, guidandoli verso il fatto di diventare discepoli di Dio. And we encourage the sinner, e incoraggiamo i peccatori, by telling them, dicendo loro to turn from their sin, di girare via, di voltarsi dal loro peccato, that Jesus paid for it already, perché Gesù ha già pagato il prezzo di quel and peccato, that it's wrong for him to pay, e quindi è sbagliato che sia lui a pagare for something, per qualcosa that you're going to continue doing, che continuerà a fare. You can walk free. Perciò devi andartene via libero, possiamo dire loro. We automatically assume, e diamo per scontato, they don't want Christianity, che non vogliono il vivere cristiano. We automatically assume, e assumiamo, that they want to stay the way they are, che vogliono rimanere nel modo in cui sono. And that if we testify to them, e se testimoniamo loro, that they won't receive us, non ci ricevano. When we should be believing the best, mentre noi dovremmo credere al meglio invece, that every person wants the gospel, che ogni persona vorrà avere l'Evangelo. We know there's some that don't, sappiamo bene che qualcuno lo rifiuterà, but we don't know which ones they are, però non sappiamo chi sarà tra di loro coloro che li rifiuteranno. So we must tell the good news to all. Perciò la buona novella va annunciata a tutti. God causes the sun to shine, perché vedete, Dio fa in modo che il sole splenda sui giusti e sugli ingiusti. Is that right? È vero o no? He is not partial. Non è parziale. But he will also set
the unjust free. E può anche liberare gli ingiusti dalla loro cattività. To show how good he is. Per mostrare loro la propria misericordia. And then if they don't follow him, e se non lo vogliono più seguire, they'll go back into captivity. Va bene, se ne ritornano lì in cattività. But it was their choice. Però è stata la loro scelta. And they will have no excuse. E non avranno nessuna scusa davanti when they stand a Dio before God. Quando staranno davanti a Lui. You've done your job. Tu hai fatto il tuo compito. You have proclaimed the gospel. Tu hai proclamato l'Evangelo della grazia. Their blood is no longer on your hand. Perciò il loro sangue non cadrà più sulla tua testa. But when you think, ma quando tu pensi, this person won't receive. Questa persona probabilmente non lo riceverà il Signore. So I'm not going to talk to them. Perciò non parlerò a lui. Their blood remains on your hands. Allora guardate che il suo sangue rimarrà sulla vostra testa. You're not God. Perciò non fate, non sostituite a Dio. You can't read their mind. Non potete leggere la loro mente. You don't know their heart. Non potete conoscere appieno il loro cuore. William Booth, William Booth of the Salvation Army, sapete che è il fondatore dell'esercito della salvezza, had a good saying. Aveva un bel modo di dire. He said, diceva, go after the lost. Vai verso i perduti. And go after the worst. Vai verso i peggiori tra i perduti. Because if you go after the worst, perché se tu vai verso i peggiori tra i perduti, you'll always get the better. Sicuramente prenderai coloro che saranno meglio. But if you only go after the good, ma se tu vai solo verso quelli che sembrano migliori tra i perduti, you have no chance of catching the worst. Non hai nessuna possibilità di poter prendere anche i peggiori tra di loro. And when the worst come to God, e quando il peggiore va a Dio, it can stir a village, potrebbe veramente trasformare un villaggio, una città e una nazione. And it's the same with a healing. E' la stessa cosa con la guarigione. People don't always look at the moral character. Persone hanno diversi caratteri. Of the person that was sick. Non andiamo a vedere il carattere della persona che è ammalata. They know the problem. Conosciamo il problema. They know the sickness. Conosciamo la malattia. This person can be well known amongst the village. Magari questa persona ammalata può essere ben conosciuta in quel posto. And when they're healed, e quando sono guariti, God gets glory. Dio prende la gloria. And the worse they are, e il peggio invece che stanno, the more glory to God. Peggio era la loro malattia, più sarà la gloria che verrà data a Dio. Everybody in the village is happy. E tutti quanti in quel posto diventeranno felici. The only people that get mad, e l'unica persona che veramente se la prenderanno e staranno male, are the religious people, sono i religiosi, that don't think that they deserved it, che non pensano che quella persona meritasse la guarigione. They're like the elder brother. Sapete, sono come i vecchi fratelli. They get mad when the prodigal son comes home. Che il vecchio fratello del figliol prodigo che se la prese con il padre quando il figlio l'altro fratello ritornò. And the father treats the son so nice. Mentre il padre aveva trattato questo figliuolo in maniera talmente misericordiosa. But the reason the elder brother gets mad, ma la ragione per la quale il fratello maggiore se la prese, is he doesn't know the secret, è che non sapeva il segreto. And the secret is this. E il segreto è questo. What the father told him. Quello che il padre gli aveva detto. Didn't you know? Non sapevi? That you could have had a party anytime you wanted. Che tu avresti potuto averne quando ne volevi. You were with me all the time. Perché ogni cosa mia era tua ed eri con me ogni tempo. You could have killed a fatted calf. Avresti potuto uccidere tu il vitello ingrassato. And had a feast with your friends. Avresti potuto tu fare festa con i tuoi amici. But you didn't do it. Ma non l'hai fatto. And now you're mad. Adesso te la prendi invece. Because I did this for your younger brother. Perché ho fatto questo, ho esteso questa misericordia a tuo figliolo al tuo fratello più giovane. That's the problem with religious people. Questo è il problema con i religiosi, tra virgolette. They don't take advantage of their benefits. Non prendono, non ne approfittano di quello che hanno a disposizione. And they get mad. E se la prendono poi. When somebody younger, quando qualcuno che magari è meno è più giovane di loro, somebody not as holy, qualcuno che non è santo come loro, gets a benefit from magari God. Prende un beneficio da Dio. We need to check ourselves. Noi dobbiamo veramente esaminare noi stessi. And make sure we don't become like that. E fare in modo che non diventiamo mai in questa maniera. We should rejoice. Dovremmo gioire. When others rejoice, quando altri gioiscono, when someone comes to God, quando qualcuno viene al Signore, someone comes back to God, quando qualcuno ritorna al Signore dopo essere stato lontano da Lui, we should rejoice, dovremmo gioire per questo, that God is so good, che Dio è così misericordioso, that he would receive them,
che li riceva di nuovo, li riprende a Lui, perché questo ci dà la speranza e la sicurezza per noi quando magari potremmo aver compiuto qualcosa di sbagliato. Amen. Che ci riceverà lo stesso. Amen. Back to the letter. Adesso ritorniamo alla lettera. Dr. Lake said, il fratello Lake diceva, whatever you lose on earth, qualsiasi cosa tu lasci liberi nel mondo will be loosed in heaven. Sarà liberata in cielo. You notice it's loosed on earth first. Vedete che è scritto qua che viene rilasciata prima in terra, then heaven hears, e poi viene rilasciata in cielo, and agrees, e il cielo è d'accordo, and then it's loosed on earth, e poi viene rilasciata in terra. Dr. Lake says, il fratello Lake diceva, it was through the healing, mi è stato insegnato la guarigione of a young man from Detroit, Michigan. I was through the healing. No, sono stato attraverso la guarigione di un giovane da Detroit nel Michigan. In your faith home at Buffalo. Nella vostra camera di fede a Buffalo. That my interest for this healing ministry. Che il mio interesse per questo ministerio was first captured. È stato catturato per la prima volta. It was not until many years. Ma non è stato se non parecchi anni dopo. Afterward, when? Quando? Through the teaching of John Alexander Dowie. Attraverso l'insegnamento di John Alexander Dowie. That I really grasped the thing. Ho finalmente afferrato il problema. So that the knowledge of this ministry. In modo che la conoscenza di questo ministero became real. Divenne vitale, reale. And it was only after. Ed è stato solo dopo. I had received the baptism and the Holy Ghost. Che ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. That the dominion of God. Che il dominio di Dio entered my soul, è entrato nella mia anima, that compelled me, e mi ha spinto to command, a comandare sickness and the devil to leave, alla malattia, al diavolo di lasciare, than to intercede with him, piuttosto che intercedere con il Signore, with the Lord to take them away, affinché le potesse mandare via. He signs John G. Lake. E ha firmato la lettera. That is the secret. Questo è il segreto. He said, I've taught my people. E io diceva, io ho insegnato ai miei. To exercise the dominion of God. Ad esercitare il dominio e la potenza di Dio. Through the baptism in the Holy Ghost. Attraverso il battesimo nello Spirito Santo. And that we get that power. E quando riceviamo quella potenza. When we get that baptism. Quando riceviamo questo battesimo. That's why it's so important. Ecco perché è così importante. And what you've been hearing the last three days. E quello che tu hai ascoltato negli ultimi tre giorni. Is a secret. È un segreto. That is no secret. Che in effetti non è un segreto. It's a secret. È un segreto. Only because nobody does it. Solo perché nessuno lo fa, non lo mette in atto. Everybody knows it. Ma tutti lo conosciamo. Everyone knows the scriptures. Tutti quanti conosciamo a memoria i versetti di riferimento. That you shall receive power. Sapete Atti 1:8, voi riceverete potenza. After that the Holy Ghost is come. Quando lo Spirito Santo scenderà su di voi. But for some reason we don't believe it. Ma per qualsiasi ragione o l'altra noi non mettiamo un'enfasi su queste parole. I will show you. E vi voglio mostrare una cosa. In the scriptures. Nelle scritture. In Acts chapter 3. In Atti al capitolo 3. James and John were going to the temple to pray. C'erano Giacomo e Giovanni che andavano. Peter e John, was it? Pietro e Giovanni che andavano al tempio a pregare. And as they went up to the temple. E mentre andavano al tempio. There was a lame man. C'era un paralitico. Lame from his birth. Paralitico dalla nascita. He was set out daily. Che stava lì ogni giorno. And as they walked past. Alla porta, mentre loro passavano. He said, "I want alms." Questo paralitico ha alzato la mano per ricevere un'elemosina. He was looking for money. Stava cercando di avere dei soldi da Pietro e da Giovanni. He didn't expect healing. Non si aspettava assolutamente di poter ricevere guarigione dalla sua malattia. He didn't have faith for healing. Non aveva nessun tipo di fede per essere guarito. And yet when Peter and John saw him, eppure quando Pietro e Giovanni lo videro, it says that they fastened their eyes on him. È detto nella parola di Dio che lo fissarono negli occhi. That's the key. E questa è una prima chiave. You must be focused. Devi essere focalizzato sul problema. Single-minded.
devi avere la tua mente focalizzata sul problema. The person in front of you. Alla persona che ti sta di fronte. It must become all that exists. Deve diventare l'unica cosa che esiste in quel momento per te. Not who's watching. Non chi sta osservando. Not if everybody's expecting you to perform. Non se tutti quanti si aspettano che tu faccia qualcosa. Not if people are doubting you. Non se qualcuno sta mettendo in dubbio ciò che stai facendo. Everyone else does not count. Tutto il resto non deve contare nulla per te. You focus on that person. Perché i tuoi occhi, la tua mente e in quel momento la tua attenzione sono solo ed esclusivamente su quella persona. And you determine. E tu sei determinato to proclaim liberty. Di proclamare la liberazione a quella persona. To that captive. Per quella detenuto, per quello che è in cattività davanti a te. And as they did that, e mentre fecero questo, Peter said, Pietro disse, look at us. Guarda noi. Right there, Peter messed up. In quel momento Pietro ha detto, according to common theology, dovrebbe essere sbagliato perché in accordo alla teologia comune, we can't say that today. Non potremmo dirlo oggi. We get in trouble. Sì, guarda me, sì, guarda noi. Potremmo stare nei problemi oggi. People will get mad at us. Le persone se la prenderebbero con noi se dicessimo a qualcuno di guardarci fissi. Adesso stiamo proprio all'opposto. Oh, don't look to me. Cominciamo a dire non guardarmi, look to the Lord. Guarda al Signore. Maybe that's why we don't see what they saw. Forse questa è la ragione che non riusciamo a vedere quello che hanno visto loro. Because it worked for Peter. Perché se è funzionato per Pietro, the one who said, look at us, quello che ha detto guarda a noi, and it's not working, e non sta funzionando, for those that say, don't look at us, per quello che dicono non guardare noi, guarda al Signore, I'd rather go with the one that works. Io credo che voglia andare a seguire l'esempio di quello con cui funzionava piuttosto che l'altro. Plus he's in the Bible. Poi perché è scritto pure sulla Bibbia. And Peter said, e Pietro disse, look at us, guarda noi. And then he said, e poi disse, money I don't have. Io non ho argento o oro. He wasn't going to give alms. Non gli poteva dare, non gli voleva dare un'offerta così. He said, I don't have silver and gold. Non ho argento né oro. But what I have, ma quello che ho, I give you. Io te lo do. Oh, wait a minute, Peter. Aspetta, Pietro. How can you say that? Come puoi dire una cosa del we genere? Don't know what God's going to do. Non sappiamo quello che il Signore andrà a fare. How can you boldly say, come puoi con spavalderia dire, I'm going to give you this. Io ti darò quello che ho. Wait, Peter, you should have said, attento, Pietro, tu avresti dovuto dire, let's pray, preghiamo and see what God does. E vediamo quello che il Signore fa. That's the difference. Questa è la differenza between the Bible, tra la Bibbia and the church today. E la Chiesa oggi. And the church today, e la Chiesa oggi has no power, non ha nessuna potenza compared to the church of the Bible, a paragone della Chiesa che era nel Nuovo Testamento. But Peter believed, ma Pietro credette what Jesus told him, quello che Gesù gli aveva detto, that Jesus was leaving, che Gesù sarebbe andato via, he was going to send his spirit back, e che con il suo andare avrebbe mandato lo Spirito Santo, and that Christians e i cristiani would represent God, avrebbero rappresentato l'immagine di Cristo sulla terra, would represent Jesus, avrebbero rappresentato Gesù qua, and be just like if Jesus were there, e sarebbe stato come se Gesù fosse stato letteralmente lì con loro. But we have been convinced, ma noi siamo stati convinti, about a wrong idea, di una idea sbagliata, of what humility is, di quello che l'umiltà rappresenta. Peter was demonstrating humility, Pietro stava dimostrando umiltà in quel momento, just as Jesus was demonstrating humility, così come Gesù ha sempre dimostrato umiltà, when they commanded healing, quando comandava la guarigione, even though we don't recognize it as anche se non lo riconosciamo a vista. Peter said, I don't have silver and gold. Pietro aveva detto io non ho argento d'oro. But what I have, ma quello che ho, I give you. Io te lo do. And then he said what he had. E dopo lui disse cosa aveva. He said in the name of Jesus. Disse nel nome di Gesù. Rise and walk. Alzati e cammina. That's what he had. Ecco quello che aveva. The name of Jesus. Aveva il nome di Gesù. You notice the man didn't jump up? Sapete che quest'uomo non è he didn't jump up. Che saltò su in piedi subito. Peter reached and took him by the hand. Pietro dovette allungare il suo braccio. And it says he lifted him. Dovette prendere la sua mano e lo dovette sollevare. And as he was lifted, e mentre lo sollevava, his ankle and his legs received strength. Le sue caviglie si rafforzarono. That in the Bible, e nella Bibbia,
That's called the working of miracles. Questo si chiama l'opera del miracolo. There is no gift of miracles. Non c'è un dono del miracolo. In 1 Corinthians 12. In Prima Corinzi 12. It doesn't say there's a gift of miracles. Non è detto che c'è il dono dei miracoli. It says there is the gift. Ma è detto che c'è il dono of the working of miracles. Dell'operare miracoli. That means you have to work it. Cioè, significa che il miracolo lo devi compiere, lo devi lavorare. You must do something. Devi fare qualcosa. You must reach. Devi tu raggiungere con la tua mano qualcuno. And the gift is not for you. E il dono non è per te. It's given to you. Ma è dato a te. For someone else. Per qualcun altro. And you must work the gift. E tu devi operare quel dono che ti attraversa. And as you do something. E mentre tu fai qualcosa materialmente. The power of God. La potenza di Dio. Is activated. È attiva nell'operare quel miracolo. E Dio raggiunge la tua fede. E il miracolo avviene. Questo è un modo di dire, un sentiero. Parlando dei doni. Per adesso andiamo di nuovo indietro in Atti 3. Peter, the lame man, go into the temple. E vi ricordate come questo paralitico entrò nel tempio insieme a Pietro e Giovanni? He is leaping and jumping and praising God. E in quel momento, tenendoseli stretti, continuava a saltare e a gridare e a ringraziare Dio. All excited. Tutto eccitato, tutto entusiasta. All the people start running together. E tutte le persone cominciarono a raccogliersi là. And apparently, e apparentemente, looking at Peter, guardavano Pietro like he was some great thing. Come se Pietro fosse divenuto una persona speciale. And Peter, e Pietro, operating in true humility, in vera e onesta umiltà, gave the right answer. Ha dato la risposta giusta. He said, "Why do you look at me?" Dicendo, perché guardate me? He didn't want them to look at him. Non voleva che loro guardassero lui. But the lame man had to look at him. Però il paralitico, se vi ricordate, doveva guardare lui prima di essere guarito. Ma erano diversi gli scopi. The lame man needed something. Perché il paralitico aveva bisogno di questo. But the people were going to lift up Peter. Ma le persone volevano invece esaltare troppo Pietro. And Peter said, "Why do you look at me?" E allora Pietro dovette dire, perché guardate me? As if I did this thing. Come se io avessi fatto quello che vedete. By my own power. Attraverso la mia stessa potenza. Or because I live so holy. O perché io sto vivendo una vita estremamente santa. He said it wasn't through that. Non è attraverso quello che ciò è avvenuto. But it was the name of Jesus. Ma è stato il nome di Gesù. And faith in that name. E la fede in quel nome. That made this man whole. Che ha guarito quel paralitico. That's what Peter said did it. Questo è quello che disse Pietro. Now you can say whatever you want. Voi potete dire quello che volete. But Peter said what he knew to be true. Ma Pietro disse quello che sapeva che era vero. And he was there. E lui era là. And you weren't. E voi non eravate là. So I have to believe Peter. Perciò devo credere a Pietro piuttosto che a voi. That it wasn't anything special. Che non era niente di speciale. It wasn't because he was an apostle. Non perché fosse un apostolo. It was because. Ma era perché. He had the name of Jesus. Aveva il nome di Gesù. And faith in that name. E aveva una piena fede in quel nome. And every Christian in this room. E ogni credente in questa has sala. The name of Jesus. Ha il nome di Gesù. And faith in that name. E ha fede in quel nome. Because if you don't have faith perché in se non avete fede in quel nome, you are no Christian. Non siete credenti assolutamente. You had to have faith. Dovete avere fede in that name. Nel nome di Gesù. To be saved. Per essere salvati. And that's the greatest miracle. E questo è il più grande miracolo. And if you can work the greatest miracle. E se voi potete operare questo grande miracolo. Every other miracle of healing. Altri miracoli, anche un miracolo di guarigione, dovrebbe essere molto semplice da portare avanti. Amen. It's not our power, it's his. Non è la nostra potenza, fratelli e sorelle, ma è la sua potenza che opera. But it's given to us to use. Ma quella potenza ci è stata data affinché sia operata attraverso di noi. If a policeman had no way of using his gun. Se un poliziotto non avesse nessuna maniera per poter utilizzare la sua rivoltella. And he said, take my gun. E dovesse dire a te, prendimi la pistola. And shoot that criminal. E vai a sparare a quel criminale. And you could do that. E voi poteste fare una cosa del genere. You shot the criminal. Sicuramente scioccereste quel criminale. But it wasn't your ability. Avreste ucciso quel criminale, ma non è stata la vostra abilità. It was the policeman's gun. È stata la rivoltella del poliziotto. And you would not get in trouble. E tu non saresti nei guai. Because the policeman had authority. Perché il poliziotto aveva l'autorità.
And for a moment, e per un momento he gave his authority to you, quell'autorità l'ha passata a te, by telling you what to do, dicendoti esattamente ciò che dovevi fare. And Jesus, e Gesù is the police chief, è il capo della polizia, and he has given you authority, e ti ha dato autorità, his authority, la sua autorità, to use his gun, affinché tu possa utilizzare la sua pistola, to defeat the greatest criminal, per sconfiggere il peggior criminale che esista, that has ever lived, che ha mai vissuto su questa terra. It's our job. E questo è il nostro compito. It's not our power, non è la nostra potenza, but it is given to us to use, ma ci è stata data da Dio perché sia utilizzata freely, in maniera gratuita. And I will prove it to you by scripture. E io attraverso le scritture ve lo voglio provare. Probably in the next session. Magari nella prossima sessione. Ok, right here. We're going to continue. Allora continuiamo. Over the years, negli anni, there are several secrets, ci sono stati diversi segreti, that Dr. Lake gave, che il fratello Lake ha dato. Several things he said were important to know, alcune cose che egli ha puntualizzato erano importanti da conoscere, to get people well, in modo da poter guarire delle persone. And I'm gonna give those to you now. Adesso voglio farvi questa lista. The first one. La prima, is that you must destroy, la prima è che dobbiamo distruggere the traditions, le tradizioni that are wrong, che sono sbagliate, concerning healing, che riguardano la guarigione, and concerning the power of God, e che riguardano la potenza di Dio. We've been doing that all these three days. Lo abbiamo fatto in questi tre giorni. You must recognize sickness and disease, dobbiamo riconoscere le infermità e le malattie, as an enemy, come un nemico, ecco il secondo punto. You must treat it as an enemy. Li dobbiamo trattare come il nostro peggior nemico. You have to get fed up. Dobbiamo essere stanchi, letteralmente. You have to set your will, esausti proprio. To withstand. Dobbiamo essere esausti di questo nostro nemico e dobbiamo essere veramente convinti di resistere a questo nemico. You need to treat all sickness the same. E dobbiamo trattare, questo è il quarto punto, tutte le malattie nella stessa maniera. You don't treat cancer. Non trattiamo diversamente un cancro, different than a headache, da un mal di testa. It's all the same. Sono tutte e due malattie allo stesso livello. An enemy to be defeated. Tutte e due rappresentano un nemico da sconfiggere. You need to treat all sickness. Dobbiamo trattare tutte le malattie like a person, come se fosse una persona. You talk to it, cioè dobbiamo parlare alla malattia like you would a person, come se fosse un essere umano. If you were sitting in your living room, se tu fossi seduto nel tuo salotto, watching television, magari guardando il televisore, and someone knocked in the door, e se qualcuno bussasse alla porta and came in, e entrasse dentro, dirty, filthy, porco, un criminale, and sat down in your chair, e si mettesse seduto sulla tua sedia, and began to make himself at home, e si sentisse come se stesse a casa sua, you wouldn't just look over, sicuramente non è che tu lo guarderesti con sufficienza, and say, oh, welcome, e gli dicessi magari ciao, benvenuto, you would get up, anzi ti alzeresti, you would get mad, e cominceresti ad arrabbiarti con lui. E faresti del tutto per cacciarlo via dalla tua casa. Questo è come il modo in cui devi trattare la malattia. Molti anni fa, fratello Smith Wigglesworth era in una stazione e aspettava un treno. C'era una donna che stava aspettando anche lei il treno. E c'era un piccolo puppy con lei. E c'era un piccolo cagnolino con lei. E il treno arrivava. Perciò cominciò a dire a questo cagnolino: go home, go home. Vai, vai a casa, vai a casa. Leave. Dai, vattene. And the dog just sat and wagged his tail. E invece il cane la guardava e muoveva sempre la coda così. And the train got closer. E il treno venne molto più vicino. And she said, run along. Allora cominciava a cambiare voce e diceva: vai, vai, vai via. A little stronger. Un po' più forte. And the dog just sat there wagging his tail. Però il cane sempre con la coda che scodinzolava. And the train stopped. E finalmente il treno si fermò. And they were getting on. E stavano andando dentro. And the train was fixing to leave. Il treno stava quasi per andare via. And
all of a sudden, e all'improvviso she knew she had to get the dog to leave. Lei sapeva benissimo che doveva fare in modo che il cane se ne andasse. So she stomped her foot real hard. Perciò batté il piede forte in terra and said, get! E disse a quel cane proprio con un comando forte, vai! And the dog took off running. E il cane cominciò a correre via. And Smith Wigglesworth. E il fratello Smigglesworth. Spoke up. Vabbè. Wigglesworth, scusate, non mi viene. He spoke up. Ha parlato. And he said that. E ha detto quello. Is how you have to deal with the devil. È esattamente il modo nel quale devi trattare il diavolo. And that's what you've got to learn. Questo è quello che dobbiamo imparare. Headache prayers don't work for the devil. Le preghiere per il mal di testa non vanno bene per il diavolo. You say, what's a headache prayer? Che cos'è una preghiera per il mal di testa? It's a kind of prayer. È un tipo di preghiera that you give in a restaurant. Che tu dai al ristorante. When everyone's around you. Quando qualcuno è attorno a te. And you're ashamed to pray. E tu magari hai un e magari ti vergogni di pregare, quella è la preghiera del mal di testa. Those don't work. Quella non funziona. You have to be bold. Devi essere spavaldo. Again, Wigglesworth. Di nuovo il fratello Wigglesworth. Was in a restaurant. Stava in un ristorante. And everyone around him. E tutti quanti attorno a lui. Were eating. Stavano mangiando. And drinking. E bevevano. And they weren't supposed to have started yet. E non si supponeva che cominciassero già a mangiare. So Wigglesworth sees the situation. Perciò il fratello Wigglesworth cominciò a guardare la situazione. And he takes his spoon. E prese la sua il suo cucchiaio. And taps on his glass. Ha cominciato a battere sul bicchiere. And got everyone's attention. Chiaramente l'attenzione di tutti venne rivolta a lui. And when they all looked at him, e quando tutti quanti guardarono a lui, he said, I noticed, disse, ho notato that none of you prayed over your meal. Che nessuno di voi ha pregato per il vostro pranzo. You will bow your head. Adesso chinate il vostro capo. And I will say the grace. E io dirò grazie a Dio per il vostro pranzo. And all the sinners in the room. E tutti quei peccatori nella stanza. Bow their head. Hanno abbassato il capo. Because he was bold. Perché fu spavaldo nel dire questo. He was on a boat. Stava su una barca, su una nave. One time traveling. Una volta mentre stava andando da qualche parte. And they had a big party planned that night. E c'era una festa che era stata programmata quella sera. With different people from the audience. Con persone diverse da tante parti. Gonna perform, sing. Che magari avrebbero alcune di loro avrebbero cantato. And it was gonna be a big dance. E quindi ci sarebbe stato anche un ballo dopo. And they came to him and said, "Would you like to participate?" E gli hanno sono andati da lui e gli hanno detto, "Ti farebbe piacere, le farebbe piacere partecipare?" And they said, he said, "Can I do whatever I want?" E lui ha detto, "Posso fare quello che voglio?" And they said, "Yes, you can sing, dance, whatever you want." Sì, può cantare, può ballare, può fare quello che ritiene più giusto. He said, "I'll do it if you'll put me on first." Ok, dice, lo farò se però me lo fate fare per primo. And so that night the whole place was filled. Perciò tutto il salone della barca era ripieno, della nave era pieno quella sera. And they invited him up. E lo hanno invitato per primo a salire sul palco. And he began to sing a song. E lui cominciò a cantare un cantico. About the blood of Jesus. Sul sangue di Cristo Gesù. And the party. E quella festa. Became a revival. Divenne un risveglio. And people got saved. E le persone si salvarono. No dancing that night. Non ci furono balli quella sera. Except in heaven. Solamente in cielo si ballava. Amen. So, number 5. 6. Numero 6. Command, not beg. Dobbiamo comandare, non implorare. Never ask the devil to leave. Non chiedere mai all'avversario di andarsene. If you ask a devil to leave, se tu gli chiedessi all'avversario di andarsene, you say, devil, please leave. Magari gli dicessi, diavolo, per cortesia. He's gonna say, no. Lui ti guarderebbe e ti direbbe no. So you don't ask him. Perciò non chiederglielo. You tell him. Diglielo. You're the master. Tu sei il padrone. Because you represent the master. Perché tu rappresenti il padrone. I will share a scripture. E voglio condividere con voi una scrittura. Jesus is King of Kings. Gesù è il re dei re. No. Sì o no? Sì. And Lord of Lords. E? Now, Revelation. Adesso in Apocalisse. Tells us. Ci dice. That he has made us. Che ci ha fatto. Kings re and priests. E sacerdoti.
Now we know that Jesus is not king of the kings of the earth. Noi sappiamo che Gesù non è il re dei re della terra. Because they do not all obey him or acknowledge him. Perché i re della terra non obbediscono a lui, magari lo riconoscono ma non gli obbediscono. So the king he's king over. Perciò chi sono i re dei quali lui è re? Are the kings and priests. Sono quei re, quei sacerdoti. Us. Siamo noi. Amen. Amen o no? Then if we're the kings, he's king over. Per cui se noi siamo i re sui quali egli regna, who are the lords he's lord over? Chi sono i signori dei quali egli è il signore? Ah, see? Di nuovo noi. It's us. Siamo noi. You want proof? Vuole della prova? See? Vedi o no? In Galatians. In Galati. Turn there very quickly. Anzi, andiamoci proprio nel libro di Galati. Capitolo 4. Let's go back to verse or chapter 3. Anzi, al capitolo 3. Verse 22. Versetto 22. But the scripture hath concluded. Ma la scrittura ha rinchiuso. All under sin. Ogni cosa sotto peccato. That the promise by faith. Affinché i beni promessi sulla base della fede. Of Jesus Christ. In Gesù Cristo. Might be given to them that believe. Fossero dati ai credenti. But before faith came, ma prima che venisse la fede, we were kept under the law. Eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge, shut up unto the faith, chiusi alla fede, which should afterwards be revealed. In attesa di quella fede che doveva essere rivelata. Wherefore the law was our schoolmaster. Così la legge è stata il nostro precettore, to bring us unto Christ, per condurci a Cristo, that we might be justified by faith. Affinché noi fossimo giustificati per fede. But after that faith has come, ma ora che la fede è venuta, we are no longer under a schoolmaster. Non siamo più sotto precettore. For you are all the children of God, perché siete tutti figli di Dio, by faith in Christ Jesus. Per la fede in Cristo Gesù. For as many of you, perché voi tutti, as have been baptized into Christ, che siete stati battezzati in Cristo, have put on Christ. Vi siete rivestiti di Cristo. There is neither Jew nor Greek. Quindi non c'è né giudeo né greco. There is neither bond nor free. Non c'è né schiavo né libero. There is neither male nor female. Non c'è maschio né femmina. For you are all one in Christ Jesus. Perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. And if you be Christ, e se siete di Cristo, meaning belonging to him, in poche parole, se appartenete a Lui, then are you Abraham's seed, perciò siete dunque discendenza d'Abramo, and heirs according to the promise, eredi secondo la promessa. Chapter 4. E al capitolo 4, now I say, e io dico ora, that the heir, che finché l'erede, now who's the heir? E chi è l'erede? We're the heir. Noi siamo gli eredi, vero? As long as he is a child. Finché l'erede è minorenne. Remember the first day? Significa il primo giorno. We talked about being spiritual and carnal. Cioè significa minorenne essere ancora spiritualmente carnali. And as long as you're carnal, you're a child. E fino a che noi continuiamo ad essere carnali, siamo ancora bambini, minorenni in Cristo. And a babe in Christ. Amen. Bambini in Cristo. Then. Now notice here he is talking about being a child. E qui quindi sta parlando del fatto di essere non arrivati a quella maturità. And he says as long as the heir is a child. E quindi finché l'erede è un bambino, un minorenne. As long as we are children. Fino a che ancora continueremo ad essere bambini per quanto riguarda la fede. As long as we are carnal. Fino a che continueremo a rimanere carnali nella nostra fede. Not mature. Non maturi ancora. Then this is what happens. Ecco quello che succede. They differ nothing from a servant. Che quella l'erede non differisce nulla dal servo. Because they don't know any better. Perché non sa di meglio, non conosce always di begging. Meglio. Sta sempre chiedendo. God is far off. Dio sembra lontano. They have no sense of being a son. Non hanno nessun senso di sentirsi figli di quel re. But notice the last part. Ma attenzione all'ultima parte. The heir. Quell'erede. Even though they're a child. Anche se è bambino, differing nothing from a servant, anche se non sembra diverso assolutamente dal servo, even though he, anche se the heir, l'erede is lord of all. Anche in quel caso è sempre padrone di tutto. Now, you're not lord of all like Jesus is lord of all. Non siete signori di tutti i signori come Gesù lo è. You're lord of all, tu sei un signore di tutti because you are in him.
solamente perché appartieni a Lui, sei in Lui. And he is Lord of Lords. E Lui è il Signore dei Signori. And as long as you're a child, e fino a che tu sei un bambino, carnal, carnale, sense ruled, sensuale, flesh ruled, guidato dalla carne, emotion ruled, dai sentimenti, dall'emotività, you differ nothing from a servant. Tu non sei molto diverso da un servo. You must be told what to do. Devi essere comandato in ogni cosa che devi fare. And when to do it. E quando farla. And yet we think that is the spiritual height. Eppure noi pensiamo che quella sia l'elevatezza spirituale. And in everything else we know that's not true. E noi sappiamo bene che in tutte le altre cose questo non è vero. If you have a child that's two, se voi avete un bambino di 2 anni, every 2 minutes, ogni 2 minuti, they will come to you. Vengono da te and say, Tamashu. E comincia a dirti allacciami le scarpe. And 2 minutes later, e 2 minuti dopo, Tamashu. Papà, mi allacci le scarpe. Because they can't tie. Perché non possono farlo da They're soli. A child. Sono bambini. But now if you have a child, ma se tu hai un bambino that's 40 years old, che è di 40 anni and they come to you, e venisse da te saying, Tamashu. E dovesse dirti ma allacci le scarpe. And you say, there's something wrong. Allora cominceresti a pensare che c'è qualcosa di strano. Dovresti dirgli, dovresti crescere. Eh? Dovresti imparare a legartele da sole. Amen. Vero o no? It is time the church grows up. È tempo che la Chiesa cresca, fratelli e sorelle. And starts to tie its own shoe. È tempo che la Chiesa cominci ad allacciarsi le proprie scarpe. And not always saying, God, please lead me. E mai continuare a dire, Signore, ti prego, conducimi, guidami. Every second. Ogni secondo. No, Father, send me. Signore, mandami. Into your field. Mandami nel tuo campo. To work. A lavorare. As a son. Come figlio, non Mature. Come servo. Maturo. That's who we are. Questo è quello che noi siamo. We're to grow up. Noi dobbiamo crescere. And to take part in our Father's work. E dobbiamo prendere parte attiva nell'opera del nostro Padre. Just as Jesus said. Così come Gesù ci ha comandato e detto. I must be about my Father's business. Io debbo essere occupato nell'occupazione di mio Padre. Now, we're going to go to Luke 17. In Luca 17. In Luke 17, verse 5. How many times have we prayed that prayer? Mi chiedo quante volte abbiamo fatto quella preghiera. Oh, Lord, increase my faith. Oh, Signore, aumentami la fede. We're no different than the apostles. Non siamo tanto diversi dagli apostoli. They said the same thing. Dissero le stesse cose che diciamo noi. But let's see the answer Jesus gave them. Però guardiamo con precisione la risposta che dette Gesù loro. Because he would give us the same one. Perché sicuramente ci darà la stessa risposta. Jesus said, Gesù disse. And the Lord said, e il Signore disse: If you had faith as a grain of mustard seed, se aveste fede quanto un granello di senape. Wait, Jesus. Aspetta, Gesù. That's not the answer we want. Guarda che non è la risposta che volevamo. We want to line up. No, noi vogliamo di nuovo farti questa domanda. And let you put your hands on us. Vogliamo che tu possa porre le tue mani su di noi. And give us faith. E vogliamo che tu ci impartisca più fede. But that's not the way Jesus gives faith. Ma non è la risposta di Gesù, vero o no? Faith didn't come by hands. La fede non viene per un'imposizione di mani. Faith is a choice. Perché la fede è una scelta. You say, I don't believe that. Non ci credo, dici, fratello. By faith, Moses chose. Per fede Mosè scelse to leave Egypt, di lasciare l'Egitto and to suffer with the children e di soffrire con il popolo di Israele. Faith is a choice. Quindi la fede è una scelta, come dice la Bibbia. I learned faith. Io ho imparato la fede. Through Lester Sumrall. Lester Sumrall. Attraverso il mio pastore Lester Sumrall. Who learned faith. Che ha imparato la fede. Directly. Direttamente. From Smith Wigglesworth. Dal fratello Smith Wigglesworth. He had the connection. Non mi viene sto nome, scusate. Non mi è mai venuto. Close enough. È troppo complicato. So faith is a real thing. Perciò la fede è qualcosa di reale. It's not mystical. Non è mistica. It's not do I have it. Non è il chiedersi ce l'ho o non ce l'ho. It's simple. È semplice. Out of the abundance of the heart. È dall'abbondanza del cuore. The mouth speaks. Che la bocca parla. I can listen to you. Perciò io posso ascoltarvi. 2 minutes. 2 minuti. And I can see where, how much faith you have. E io posso determinare, ascoltandovi 2 minuti, qual è il vostro livello di fede. Because you will tell me very quickly. Perché molto presto mi direte if you trust God, se avete fiducia in Dio or if you don't.
o se non avete fiducia in Lui. We must be those that do. Noi dobbiamo essere tra coloro che hanno fiducia in Dio. We must make a decision. Noi dobbiamo essere tra coloro che prendono questa decisione di avere fiducia in Lui. The way you get into the kingdom. Il modo in cui tu entri nel regno is the same way you operate in the kingdom. È lo stesso modo con il quale tu operi nel regno. You chose to believe His word. Tu scegli di credere a Dio. And you accepted His promise. Tu accetti le sue promesse. And you begin acting saved. E quindi sicuramente cominci ad agire di conseguenza. It's the same process the rest of your life. Lo stesso processo di tutte le altre cose della tua vita. It's simple. È semplice. Amen? All right, let's read on. If you had faith, se voi aveste fede, as a grain of mustard seed, come un granello di senape, you might say to the sycamore tree, tu potresti dire a questo sicomoro. Notice you don't ask. You say. Attenzione, notiamo di nuovo, non chiedereste al sicomoro, ma potreste dire, comandare al sicomoro. Be thou plucked up. Sradicati. By the root. Sradicati. And be thou planted in the sea. E trapiantati nel mare. And it should obey you. E vi obbedirebbe. But which of you? Ma chi? Now he answered their question. Quello che ha risposto alla domanda. About faith. Della fede. And he's going to tell you how to operate in faith. E vi dirà come operare in fede. But which of you, ma se uno di voi, having a servant, che ha un servo, plowing or feeding cattle, che ara o che bada le pecore, will say unto him, gli dirà forse, by and by, quando quello torna, when he has come from the field, da casa dai campi, go and sit down to eat. Vai a metterti a tavola a mangiare. And will not rather say, invece non gli dirà unto your servant, al suo servo, and make ready, preparami la cena, wherewith I may eat, in modo che io possa mangiare, and gird yourself and serve me, e rimboccati le vesti e servimi, till I have eaten and drunk, fino a che io abbia mangiato e bevuto, and after I'm finished, e poi quando io ho finito, then you can eat, mangerai e berrai tu. And notice this part. E attenzione a questa parte adesso. Does he thank that servant? Si ritiene forse obbligato verso quel servo? Because he did the things that he was commanded to do? Perché quello ha fatto ciò che gli era stato comandato? He says, I don't think so. Non penso. In verse 10. In versetto 10. So likewise you. Nello stesso modo anche voi. When you've done everything that you've been commanded to do. Quando voi avrete fatto tutto ciò che vi è stato comandato. He says, say this. Dite. We are. Noi siamo. Unprofitable servants. Servi inutili. We have done that. Abbiamo fatto quello. Which was our duty to do. Che eravamo in obbligo di fare. So if you do everything you're commanded. Perciò se tu fai ogni cosa che ti è stata comandata e poi dici. We are unprofitable servants. Devi dire semplicemente io sono un servo disutile. So doing everything you're commanded to do. Dopo quello che tutto hai fatto tutto ciò che gli è stato comandato. Only makes you an unprofitable servant. Sei solo un servo disutile. If you've read the other stories. Se tu leggi le altre storie. Of the unprofitable servant. Dei servi disutili. That's not the class you want to be in. Non è la classe di persone nella quale vorresti essere rinchiuso. So if you do everything you've been told to do. Perciò se tu sei quello che ha fatto ogni cosa che ti è stata comandata e sei un servo disutile. What would make you a profitable servant? Che cosa ti renderebbe un servo utile? Not having to be told. L'unica cosa è il fatto che non ti debbano comandare nulla. Doing unto others. Cioè tu fai agli altri. What you would have done unto you. Quello che ti sarebbe stato fatto a te. And doing it. E nel farlo. Without having to have a leading. Non devi avere nessuno che ti comanda. Without di having to have, hear a voice. Senza aspettare di ascoltare il comando, la voce. Without having to be commanded. Senza aspettare di essere comandato a fare qualcosa. You do it because it's right. Lo fai solo perché è giusto farlo. And that makes you profitable. Questo ti rende un servo utile. Which of you would have a business? Chi tra di voi vorrebbe avere un lavoro? With employees. Un lavoro che riesce a dare impiego. And you have an employee. Ad altri, e voi aveste un impiegato. That every 2 minutes. Che ogni 2 minuti. Is always coming to you. Viene sempre a bussare al tuo ufficio. And says, what do I do now? E ti può dire, che cosa devo fare adesso? That's only good the first day. Questo forse il primo giorno può essere buono. The second day. Secondo giorno. Third day. Il terzo. Fourth day. Diciamo anche al quarto. Pretty soon you fire him. Ma molto presto lo licenzieresti. You say,
Take some initiative. Gli diresti, ma prendi qualche iniziativa. If I always have to tell you everything to Se io ti dovessi dire sempre per filo e per segno quello che devi fare, you're not making me money. Non mi stai rendendo qualcosa, you're costing me money. Ma mi stai costando qualcosa. Because my time is valuable. Perché il mio tempo è denaro. And you're costing me my time. E perciò mi stai costando il mio tempo. You fire that servant. Perciò lo licenzieresti. Because they're unprofitable. Perché è un disutile. But the one that's always busy. Ma tra colui tra i tuoi impiegati che è sempre occupato, doing what needs to be done. Che fa quello che pensa si debba fare, the floor's dirty. Il pavimento è sporco, they don't come and say, should I sweep the floor? E non viene là a dirti, senti, potrei lavare il pavimento, they take a broom. Ma prendono una scopa magari and they get started. E cominciano a farlo. That's the employee. Quello è l'impiegato that gets promoted. Che sicuramente riceverà una promozione. That's what Jesus was saying. Ecco quello che diceva Gesù. You want faith? Vuoi fede? Step out. Allora comincia a muoverti. Show us. Mostraci. It's easy to talk faith. È facile parlare di fede. But faith can be seen. Ma la fede deve essere vista all'opera. It can be heard. Deve essere ascoltata. It can be experienced. Deve essere sperimentata. It's not some mystical thing. Non è qualcosa di mistico, di etereo. It is practical. È pratica. It works. Funziona. And it will work for you. E funzionerà anche per te. Amen. Take a break. Una pausa.